Ciao a tutti, un video veloce, tanto non ho niente da dirvi e da mostrarvi perché il tempo è brutto. Niente, mi ricollego velocemente al video che ho fatto, all'ultimo video, quello sul ponte di Boris Nemtsov, per sottolineare una cosa, come questo episodio, l'assassinio di Nemtsov, abbia avuto molto molto spazio nei mezzi di informazione occidentale. In un altro video che vi metto in descrizione, che ho registrato, se ricordo bene, in interlingua, ma si capisce, parlo di conto quanti articoli sono stati dedicati a Nemtsov nel sito della BBC. E mi pare di ricordare che sono più di 50 articoli. E mi chiedo se questa. E lo confronto questa copertura mediatica con qualche altro caso, con un caso di un politico ucciso in Ucraina. Perché sapete, quando si dice che sono stati dedicati 50 articoli a un assassinio, si può anche pensare, beh, è giusto, cioè più articoli si fanno, più c'è pressione mediatica, quando muore qualcuno, insomma, è giusto parlarne, più se ne parla meglio è. Questo siamo tutti d'accordo, penso. Però poi quando si fanno i confronti, non si possono non notare come sono state usate due pesi e due misure. Perché per un politico in Ucraina invece sono stati scritti, mi pare, due articoli, è stato sul sito della BBC per un paio di giorni e poi è scomparso. E ha un altro caso che magari ne parlerò in un altro video meglio, però una cosa che penso nessuno di voi sa è che a febbraio del 2015 in Ucraina sono morti 10 politici dell'opposizione, quasi tutti in un apparente suicidio. Beh, insomma, se voi ci credete, non lo so, io ci credo poco, ci dubito, ma anche se fosse vero che sono suicidi, beh, vuol dire che il clima politico è davvero fascista. Insomma, che 10 politici che non sono indagati per vari reati, eccetera, si capisce, ma durante Mani Pulite i politici, alcuni si suicidavano, però qui non c'è niente del genere, e non, questi qua sono suicidi lontanissimi dalle zone di guerra, quasi tutti a Kiev, e di questo se ne è parlato pochissimo, penso in Italia. Credo niente, probabilmente non ne sapete niente. E questo niente per dire che sì, parlare dei morti è giusto, però bisognerebbe usare sì, gli stessi criteri, dare più o meno lo stesso spazio, perché altrimenti, ecco, non si è più molto equi. Vi saluto, ciao, alla prossima.